oh <laughs> <laughs> cari telespettatori, buonasera e bentrovati all'irriverente. Avete visto il titolo? Insomma, parliamo di un qualche cosa di particolare, di diverso questa sera. Eh, vogliamo affrontare il tema eh, dei vecchi mestieri. Cioè, cercare di capire come si può eh, far risorgere quell'arte particolare delle costruire a, con eh, mezzi, diciamo, che si usavano una volta. Perché se eh, non eh, cerchiamo di capire quali sono stati gli antichi mestieri che poi oggi come oggi potrebbero ritornare sicuramente in voga, eh, perdiamo quella che è la storia, la storia della nostra economia, la storia del nostro artigianato, la storia di questa Niguria soprattutto eh, dell'entroterra che se non teniamo viva veramente eh, rischia di finire nell'oblio. Allora abbiamo cercato eh, di eh, vedere come chi i vecchi mestieri non l'ha fatto, scusate il misticio per mestiere, eh, ha deciso di imparare un vecchio mestiere per farlo poi, per insegnarlo ai più giovani ed è diciamo un autodidatta che tutt'altro ha fatto che l'artigiano, è riuscito a, e vedevamo, lo vedremo adesso insieme a costruire cose veramente particolari. Ringrazio Giuseppe Cavalenghi di essere qui con noi, il nostro ospite questa sera. Eh, ripeto, non è un artigiano, anzi, lui è un ex ferroviere, un ex sindacalista, e, è un ex che oggi è in pensione ed in pensione ha continuato e continua a coltivare questa sua passione. Ecco, Cavalenghi, com'è nata l'idea e la passione per fare e per tornare indietro nel tempo? Ma Negli anni 80, durante le vacanze estive, sì, sì in un paesino dell'entroterra, Montegrosso-Pianlatte, ho avuto modo di vedere gli anziani del paese costruire i cestini. Mi sono appassionato, ho cercato piano piano di rubare quel poco di arte, perché di arte si tratta oramai, e lentamente, per passione, ho cominciato a fare i primi cestini. E devo ringraziare soprattutto nonno Tugin ramella perché lui è quello che mi ha dato diciamo le prime basi per questa strada dopo anni e anni ho pensato di tramandare quello che mi è stato insegnato e grazie l'anno scorso alla cooperativa andorese ortofrutticola andorese con la Signora Anna Bianco, abbiamo messo in piedi un corso serale e abbiamo cominciato a insegnare ad altri quello che io a quei tempi ho imparato. Ecco, parlato, lei ha, ha parlato di un anziano che eh, non, non si è tenuto per sé i segreti di come realizzare, parliamo, oggi parliamo, parleremo prevalentemente di cestini, no? come, come viene utilizzato, chiamiamolo legno, ma non è legno, e Vimini, cosa, quale no, que, materiale lei i, usa per i, creare queste, queste opere d'arte? Perché sono vere e proprie opere d'arte. Allora, il legno che io uso è il legno tradizionale, i cestini una volta venivano fatti, specialmente in questa zona, in nocciolo e castagno. Diciamo che il fondo, la struttura e il manico in castagno. Lei sta guardando il cavagno, no? sì, che lei è sì. lo faccia vedere ai telespettatori perché se lo, lo lasciamo... Questo è un terra... cavagno che ha uh, diciamo, la, il fondo e la struttura e il manico è in castagno, mentre invece i tessitori sono in nocciolo. I tessitori sono quelli in laterale? Laterale, sì. Um, a, a quel tempo mi spiegavano scruge e scrugin, però... Era un modo loro di chiamare questo materiale. Beh, fa parte del linguaggio sì, modello di dei, questo dei, tipo di artigianato. Sì. Le scrugie erano quelle più grosse e in quelli più piccoli. Vedo che lei nel non cestino non so. tiene degli attrezzi un po' particolari, no? Vogliamo far vedere anche quelli e a cosa servono? Poi entriamo nel merito della sua passione. Allora, diciamo che per fare eh, il cestino, una volta gli anziani usavano un coltello, un coltello che gli serviva anche per tagliarsi il pane e il formaggio che si portavano appresso. Era un lavoro che facevano durante eh, le loro gite in campagna, mentre erano come pastori in giro con le bestie, per cui non avevano, oltre a coltello, non avevano altra attrezzatura. Io ho imparato a usare il coltello per fare il cestino senza altri strumenti. E poi sì, Sembra una piccola una piccola falce addirittura. Questo è una roncola e ha la particolarità di essere a 90 gradi, in modo che quando si va a. Lo può alzare leggermente di più se non, non si vede. Quando ve. si va a, sul legno a ripulire. Lavora praticamente piatta. Diversamente si mangerebbe il legno o oh, laterale o oh. praticamente fa il lavoro di una pialla una questa. Piatta. Queste sono fatte apposta è proprio Ecco, vediamo un altro, vedo un, un qualche cosa di più Queste particolare ancora più grossa questa. Vecchia che usavano per i Ecco, gli attrezzi sono tutti d'epoca o sono nuovi? Questi sono abbastanza vecchi, Possiamo diciamo. Possiamo definirli antichi, vero? Sì. Mentre questo è un coltello doppio manico. E viene usato su uno strumento di legno chiamato capra che sarebbe eh, un tavolo di lavoro dove si mette il legno che viene fermato con il piede e poi con questo si va a lavorare quelle che sarebbero le scruce cioè il fondo del cavagno queste piatte bene ecco il Sembra una cosa semplice, ma tutt'altro che semplice, e ne vogliamo un attimo arrivare alla genesi della nascita del cestino, del cavagno, che insomma tutto nasce per un qualche cosa, per una motivazione che poi noi vediamo dal punto di vista eh, storico. Cavagni, quando è nata, ecco, i primi cestini, C'è cioè la storia che ci, che ci parla di iniziative già risalenti. I ritrovamenti di cestini addirittura sono datati 7000 anni avanti Cristo in Italia. Noi abbiamo dei ritrovamenti in Puglia circa 6555 anni avanti Cristo. Quindi, credo che sia una delle prime arti ancora prima della tessitura e di qualsiasi altro eh, probabilmente. E copiando dalla forma del nido degli uccelli, i raccoglitori di allora e hanno provveduto piano piano, logicamente prima in vimini e poi con altre forme, a creare delle prime forme di cestino tipo. Ecco, questo è che somiglia molto un a un nido, sì. Penso che... E il materiale sì. era sempre comunque legno anche nell'antichità? Nell'antichità veniva usato, i ritrovamenti che sono stati fatti giunco oppure salice. Ecco, lei però ha dato una svolta un po' più moderna no? Diciamo al, al cestino di Vimine Io qui eh, ho un'opera d'arte, direi di intreccio, che però non è fatta con il legno. Ecco, lasciamo un po'. A Cavaniereghi, di spiegarci ecco, questa specie di stella che poi anche questa prende la forma del nido, no? Secondo come la si. Ma diciamo che questo guarda. è più che altro è nato a seguito della voglia di, della ricerca del riciclare. Riciclare, queste sono pagine di giornale, ecco, cioè con le pagine di giornale lei è riuscito a fare questo lavoro. Ma ne abbiamo un altro ecco, che vi faccio vedere che potrebbe essere considerato uè, un un vaso, un portafiori senza acqua perché è tutto bucherellato e anche questo qui è fatto con carta di riciclo. Queste sono praticamente delle settimanali tagliati aperti, tagliate in quattro in quattro e pezzi. E la colorazione la colorazione viene sfruttata la il bordo della carta non c'è pennello, carta... non pennello no, che tocca sono... questo no, ecco, per no, tanto, no. Guardate, guardate se la regia mi può inquadrare guardate la perfezione di questo oggetto che sembra veramente verniciato e invece sono i pezzi di giornale le pagine di giornale e in questo caso le riviste perché sono eh, colorate che hanno permesso a Caveneghi di fare questo, questo piccolo vaso questo cestino ma eh, dal, ritornando al cestino e torniamo un po' a quella che è l'attività attuale di Cavenenghi, cioè quello di portare avanti il discorso legato agli antichi mestieri per insegnarli ai, alle nuove generazioni, ai bambini. Guardate, questo è un cestino che può essere adatto veramente a un bimbo, a un bimbo che ci può giocare, ma nello stesso tempo uno un pochettino più grande, magari dell'elementare piuttosto che della scuola materna, che può realizzarlo grazie alla scuola e alla passione che Cavenegh, ed è per questo che l'abbiamo invitato, perché direte ma cosa ci siamo messi a parlare di cestini? No, è l'attività che diventa ludica nel momento in cui c'è qualcuno che decide di insegnare ai bambini, alle nuove generazioni, che è importante non perdere il passato, non perdere i ricordi. Ecco, se eh, ritorniamo un attimo su Cavedini, che ci fa vedere ecco, un altro tipo di lavoro che sono dei mini, dei mini cestini. Possiamo avvicinare un po' la camera per favore, per dare la possibilità di vedere meglio eh, queste vere opere d'arte? Qui siamo veramente nel super minuscolo e facciamole vedere uno per uno perché qui insomma ci vuole proprio una pazienza. Quanto tempo ci vuole per realizzare un cestino di questi? Di Ma, ultimamente lo alzo un pochettino di più ultimamente eh, ho preparato problema, ho tre cestini come questo e due cestini come quello e i nostri che aveva, i, aveva... i nostri telespettatori non vedono non perché vedono. in quello questo momento titolo. la regia non ci sta seguendo più di tanto, e rischiamo di far tre, perdere... Tre cestini grossi e due cestini piccoli. Un giorno per la raccolta, un giorno e mezzo per la preparazione del materiale, due giorni e mezzo per portare a termine il lavoro. Deve essere, messo, deve essere bagnato il, il legno? Se, deve si, essere... se si lavora fresco o oh, si può lavorarlo subito. Però lavorarlo subito vuol dire che poi il legno, asciugandosi diventa lasco e balla un pochettino. Meglio sarebbe preparare tutto il materiale, lasciarlo stagionare dopodiché? Per quanto riprenderlo. Tempo? Per quanto tempo? Non è il tempo della stagionatura, non ha, più, più rimane, più asciuga e meno poi. Quando lo si Pertanto, ribagna. Viene bagnato sì, sì. e poi messo al sole o viene essiccato in qualche altra maniera? No, 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 no. Uh, una volta preparato le liste e le fascettine del, del nocciolo vengono lasciate in un posto all'aria, all'ombra. Restano per anni... Mh, non si Si conservano per anni. Ecco. No. E quando poi uno decide di costruire un cestino, rimette questo materiale in acqua, dipende se il materiale è più spesso o più piccolo, da uno o due giorni a poche ore. I cestini che sono in commercio ecco, sono fatti con questa tecnica oppure c'è una tecnica industriale? che produce no, eh, questi, questi eh, contenitori, chiamiamoli così. Allora, questo cavagno io me lo ricordo oh, lo alzi, lo perché alzi. andavo per olive sì. e si usavano questi cestini. E... Perché ogni cestino ha una sua caratteristica, c'è cioè uno per andare a raccogliere le olive dopo la bacchiatura, uno per andare per funghi. Mm, no, diciamo no? che il classico è questo cestino. Noi abbiamo Rezzo, che è il paese dell'entroterra, dove eh, se uno va a cercarlo è famoso per... Eh, la costruzione dei cestini. Ancora oggi a Rezzo c'è una statua di un cestaio seduto che lavora, probabilmente oggi a Rezzo non so se è rimasto qualcuno che faccia i cestini, questo è il problema. Sarebbe, sarebbe interessante andare a scoprire, anzi mandiamo lei a vedere se ancora c'è qualcuno che può darle… Qualche, insegnarle ancora qualcosa, ma ormai lei è diventato professore in materia. No, io... e, e torniamo un po' al professore, al professor Cavedini, che eh, avvicina, eh, grazie anche a, alle insegnanti, alle maestre, no? per eh, insegnare a, ai bambini. Allora, ecco, come reagiscono i bambini di fronte a questo chiamiamolo gioco? Tra diciamo che in questi due anni di corsi, l'anno scorso e quest'anno diciamo, grazie al comune di Andorra che ci ha lasciato una saletta a disposizione dove alla sera, al mercoledì sera facciamo lezioni di cestini può partecipare chiunque, chiunque. chiunque. anche Però, se non residente da Andorra ecco, per anche, sì, c'è persone fanno, che vengono dai feri come fanno i genitori a mettersi, a mettersi in contatto con, con il comune, bisogna chiamare il comune? Cioè diamo qualche indicazione, anche eh, perché sì. qualcuno interessato a questo tema lo troveremo sì, sicuramente. Sì, eh, i numeri purtroppo ci impediscono di Comunque, accogliere accogliere il, comune, il comune Comunque, chiamando di, il comune di Andorra, di Andorra si, si può iscrivere uh, sì, a questo corso. Sì, sì. C'è solo lei che fa questo tipo di corso, ci sono altri che insegnano altri, scusi il bisticcio, mestieri? Ma a livello di mestieri no, poi ci sono vari hobby, c'è... Cioè il gioco di alburaco c'è... Cioè, beh sono eh, un'altra un cosa, sì, è un che non, è un diciamo che questa tipologia di... ecco l'approccio dei bambini, quanti anni hanno intanto questi? Allora bambini? intanto ho dei bambini che hanno già cominciato a fare i cestini e che variano dai 7-8 anni ai 12 anni, io questi ho... Far... Bambini? quanti bambini ha lei? Come eh, gli... ho, ho... 4-5 bambine che sono già avanti, qualcuno ha già lavorato anche in occasioni di feste e quant'altro e ha fatto i cestini e fanno i cestini bisogna aiutarli perché è una scuola itinerante cioè vi spostate da Andorra mm. verso altre località non so ad esempio durante, durante le sagre non avete esatto. mai partecipato a una sagra certamente allora io ho inviti un po' da diciamo da parecchie parti e... E quando riesco oh, e mi organizzo insieme ai bambini e andiamo a fare laboratorio dimostrativo, dove anche i bambini che non fanno il corso eh, possono partecipare e imparare le prime, diciamo, le, le prime, nozioni, le prime vale. nozioni. Però non è che fate. Usare questi coltellacci, questi strumenti che sono un po' pericolosi? No, direi. diciamo che il materiale è pronto, lo stiamo, prima lo prepariamo e poi lo portiamo in queste sacre. Recentemente sono stato a Cervo per il presepe vivente, a Andorra Molino Nuovo per il presepe vivente e ho fatto lavorare in un'occasione una signora, già di una certa età, e invece nella seconda occasione due bambine, una di 7 e una di 12 anni, tutte e due hanno fatto il loro cestino e la gente no, vedo pensare. che si ferma a certo ecco, di... Visto che eh, lei si è dedicata con tanta passione al cestino, ecco, non hai in mente di realizzare qualcosa di diverso, sempre parlando di antichi mestieri? Ma eh, in questo periodo, sto facendo tre corsi. Uno con le signore più anziane su riciclo carta, cannucce, quilling, che sarebbe una tecnica di giri di carta, di fili di carta che vengono messi insieme dove si riesce a fare dei quadri anche meravigliosi, bellissimi. Poi ho i bambini con i quali faccio sia i cestini sia la carta riciclata. E addirittura insegno anche a lavorare quello che è il rame e l'alluminio facendo orecchini, anelli e giochini. Guardo, un artigiano a tutto tondo, giusto? Ma diciamo che mh, passo il mio tempo volentieri con altre persone qualcosa insegno, qualcosa imparo. E quando hai parlato di cannucce, cannucce quelle utilizzate per bere? No, le cannucce sono... No, praticali. perché no, le spiego. Siccome è, o è passato, deve passare la legge che le, le cannucce diciamo, no. per le bevande di plastica non devono essere abolite, completamente si, toglie, si torna alla paglietta, che probabilmente qualche giovane non saprà nemmeno cos'è, però erano piccole paglie no, che servivano per... Come era una cannuccia che serviva per certo. bere e ritornerà in voga. Pertanto, lei mi ha parlato di e Io ho pensato subito all'innovazione che Cavellengi seguiva dopo la decisione da parte del governo di evitare. No, 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 diciamo di che le, le cannucce praticamente eh, sono questi fogli di giornali divisi in quattro arrotolati e formano queste cannucce. Cannucce, che poi sono da una parte conica e Vengono inserite una nell'altra e si riesce a fare poi degli oggetti semplici come può essere la stella, degli oggetti semplici come può essere il piatto? Pertanto è no. l'intreccio di carta riciclata. Esatto. Questo ci dimostra che il passato no, si abbraccia al presente. Il passato è il legno, il vimini e, e il presente è la carta. Carta che poco per volta sta sparendo, perché lei sta utilizzando prevalentemente giornali e riviste. Ecco insomma. Le auguriamo di poterle utilizzare ancora per un po'. Oggi eh, il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io la ringrazio di essere stato qui con noi. Spero che anche a voi, telespettatori, sia piaciuta questa, questa idea di rivangare un pochettino il passato, ma il passato con un uomo del presente ecco, che ha imparato un'arte e che quest'arte la sta cercando di tramandare. Grazie Caveneghi, grazie, grazie a, voi, a voi telespettatori per averci ancora seguito e come sempre vi do appuntamento a mercoledì prossimo 21.45 sempre Imperia TV. Grazie e buonasera. Grazie. Oh!